In questo periodo prosegue il consolidamento del manto nevoso. Le calde temperature durante la giornata, unitamente al rigelo notturno, favoriscono la sua stabilità. Vi è formazione di croste superficiali che con le prime ore della giornata e la concomitante azione del sole vanno progressivamente indebolendosi. Siamo ormai in chiusura della stagione invernale, come si può notare alle quote elevate, in particolare il nevamento è ancora abbondante, le zone crepacciate e i seracchi sono piuttosto coperti e anche la copertura non nevosa raggiunge le quote medio-basse. Le temperature elevate della settimana scorsa hanno riscaldato il manto nevoso fino a quota anche sui versanti a nord, si presenta pressoché ovunque portante. I versanti a sud hanno scaricato quasi completamente. L'innevamento per il periodo è ancora abbondante e ben rigelato nelle prime ore del mattino, mentre bisogna prestare attenzione dalla tarda mattinata via via sui versanti più esposti al sole. Siamo a 2700 metri di quota su un versante sud-ovest. Abbiamo 1,80 m di neve. Gli strati resistenti sono il secondo e quello da 130 a 120. Quando perdono coesione questi, collassa tutta la parte superficiale del manto nevoso. In generale nel periodo primaverile è consigliabile partire presto per le escursioni, onde evitare il forte riscaldamento che nel pomeriggio tende a indebolire notevolmente il manto nevoso e causare in qualche frangente anche valanghe di grosse dimensioni.